Bene, allora abbiamo qua una nuova puntata, anche qui vado sul clima e sulle problematiche energetiche, dove ho scoperto alcune cose, beh, già sapevo, ma ho approfondito su quella differenza che c'è tra meteo e clima e quindi meteorologia e climatologia. Mi sono occupato di immagini da satellite per un paio di anni. E sono stato anche a conferenze di climatologia e meteorologia, quindi qualcosina so e ho rispolverato a antiche conoscenze che risalevano una trentina d'anni fa. Perché? Perché le ho rispolverate? Perché parto dal fatto che abbiamo di fronte un inverno incognito, non sapremo se sarà rigido o, come speriamo tutti, mite. E non sapremo che impatto tutto questo potrà avere con i nostri consumi energetici. E quindi, sapendo più o meno che il prezzo del gas aumenterà, mi ero chiesto: bene, ma andiamo a vedere un po' come sta andando questi ultimi anni il clima dove vivo, e vediamo se gli inverni stanno diventando sempre più rigidi oppure più miti. Non è detto, perché siccome si parla di effetti meteo sempre più parossistici, cioè sempre più estremi, quindi lunghi periodi di siccità e poi grandi alluvioni, anche quindi per questo potrebbe riguardare sia le temperature che la piovosità e tante altre cose. Quindi non è detto che un inverno, un'estate calda debba seguire per forza un inverno mite, e quindi stavo cercando di capire dove vado a capire. Vado a cercare i dati, e qui dove sto a Lugano ho la possibilità di avere i dati della temperatura media mensile e della piovosità media mensile dal 1864, quindi diciamo ho una banca dati abbastanza ricca e articolata, che vi faccio vedere qui. Quindi io parto già dal 1864, sapendo che nel mese di gennaio la temperatura media in tutto il mese è stata di meno 1,7 grado e la precipitazione è stata abbastanza scarsa. Allora, su questo poi ho creato anche un raggruppamento per stagioni. Nel campo astronomico le stagioni cominciano e finiscono in relazione equinozi e solstizi, ma nel campo meteorologico invece tutto il mese di dicembre è inverno e così gennaio-febbraio, la primavera è legata marzo-aprile-maggio e poi giugno-luglio-agosto abbiamo l'estate. Settembre, ottobre, novembre abbiamo l'autunno, questo dal primo del mese alla fine del mese. Non ci sono quelle discussioni sul 21 o il 22, che sia a mezzanotte o alle 6 di mattina, che invece riguardano invece il calendario astronomico. Meteorologia e astronomia, da questo punto di vista, per praticità, sono scollegate. E da questo ho potuto fare anche dei grafici. Il tutto era teso a cercare di capire se ultimamente ci sono stati inverni miti o inverni rigidi e se questi erano in relazione ai consumi che io ho potuto osservare nel mio appartamento. Quindi io ho i dati che l'amministrazione mi dà ogni anno, anche perché mi chiede dei soldi per il riscaldamento e l'acqua calda. Giustamente ci sono degli acconti e devo pagare, ho un resoconto abbastanza fedele dei kilowatt o dei metri cubi di metano in base alla metratura dell'appartamento o ai metri cubi di acqua calda usati. Quindi la mia domanda era: esiste una relazione tra la temperatura esterna e il mio costo? Beh, la risposta è stata abbastanza negativa, anche perché la casa in cui vivo è decisamente ben coibentata perché è stata costruita così, non è stato fatto un cappotto dopo. Essendo ben coibentata, è meno sensibile alle variazioni di temperatura esterna, è ben difesa ed è quindi più sensibile alle mie decisioni interne di alzare o abbassare o di farmi una doccia al giorno
o due docce al giorno o due o tre docce alla settimana. Quindi, diciamo, alla fine quello che ho scoperto è che l'andamento, se la casa è coibentata bene, perché è stata fatta così all'inizio, oppure anche è stata fatta dopo, ma bene, allora l'andamento meteorologico esterno non influenza i consumi, o influenza pochissimo. I consumi sono invece influenzate dalle mie decisioni, e questo, se volete, è anche positivo. Vuol dire che se io decido di risparmiare tirando giù di un grado o due rispetto a quello che ho, posso avere dei risparmi. E devo dire che, avendo la casa ben coibentata, io normalmente, anche se tengo molto basso, ho 22, 23, a volte anche 24 gradi. Quindi posso cercare di abbassare ulteriormente per avere 20 o 21 gradi, e questo non dovrebbe dipendere tanto dalle temperature esterne, da un inverno estremamente rigido oppure da un inverno estremamente mite, perché appunto la casa è coibentata. Ma andiamo avanti. Visto che ho fatto tutti questi calcoli per cercare di capire che cosa sarebbe successo, tanto vale farveli vedere. Una delle cose che prima ho visto è stato questo delle temperature stagionali, un grafico che vi vado subito a presentare. Allora, queste sono Lugano, ok? La banca dati di cui attinto è fatta di una 20 o 30 stazioni di rilevamento della temperatura. Queste sono le temperature. Come potete vedere, e qui non credo di svelare nulla di stravolgente, in verde sotto abbiamo le temperature medie mensili dell'inverno, e sono più basse, come diciamo, non ci dovrebbero essere a sorpresa a questo punto di vista, no? Allora mi metto qua, così si vede anche bene, e intanto vi racconto la rava e la fava. Le temperature più alte sono quelle in giallo, che sono quelle estive, e questo anche qui non è una meraviglia. Le temperature più invece al centro sono quelle blu e rosse, riguardano la primavera e l'autunno, dove l'autunno ha delle temperature un po' più alte di quelle della primavera. In tutti e tre i grafici si osserva da queste latitudini, quindi nel clima luganese, che è una città pedemontana con lago, quindi ma io trovo le stesse temperature, tipicamente le potrò trovare sul Lago Maggiore, sul Lago di Garda, Lago di Iseo, ovunque nella fascia pedemontana ci siano dei laghi a mitigare la temperatura, tanto che in tutte queste fasce, Lago di Garda compresa, abbiamo le palme e abbiamo una flora particolare, anche i limoni crescono. Perché rispetto alla pianura padana, che è più fredda e nebbiosa, quindi con temperature magari di 2 o 3 gradi d'inverno, abbiamo invece nella fascia pedemontana 10 o 12 gradi, e quindi, diciamo, la possibilità per la vegetazione di essere completamente diversa. Queste quindi sono le temperature. In punteggiato, nei relativi colori, abbiamo la media 11, di 11 anni, perché 11 anni? Devo fare quella di 7, 5, 6, 11, 24 o 30. Ho scelto 11 perché eventualmente si potrebbe trovare un andamento saliscendi legati al ciclo solare. Molti dicono che diverse delle temperature, del cambiamento che abbiamo, sia riscaldamento globale che cambiamento climatico, potrebbe essere implicato al Sole. Un certo saliscendi si nota, però si vede anche benissimo che dal 1980 via c'è un aumento netto, che a quanto pure non sembra legato a cicli solari, anche se magari questi esistono. Okay? Andremo poi nel dettaglio dopo. Quindi vedete le temperature: nell'inverno siamo intorno ai 2 gradi, ma adesso siamo ai 5 ultimamente, di media. Per quanto riguarda autunno e primavera, siamo tra i 12 e i 13 gradi, mentre d'estate siamo passati dai 20 gradi ai 22 gradi e mezzo. Quindi abbiamo, bene o male, un aumento che ovunque è di 2 gradi e mezzo.
decisamente superiore all'aumento globale di temperatura media che si osserva sul pianeta, che è invece stimato da mezzo grado a un grado. Qui abbiamo 2 gradi e mezzo, perché è un clima particolare. Qui non ne approfitto per dire appunto una cosa è il riscaldamento globale, della pianeta, una cosa è un cambiamento climatico, la Terra è fatta di tanti climi, c'è quello desertico, c'è quello del Mediterraneo, c'è quello artico, c'è quello dell'equatore, le giungle, le foreste, ognuno ha il suo clima e tutti questi climi stanno cambiando. Il clima pedemontano è un suo clima e questo sta aumentando più degli altri. Probabile anche che si possano trovare dei climi che invece diminuiscono sotto la media. Comunque è interessante avere una serie di 160 anni e poter osservare l'evoluzione in pratica fino al 1970-1980. C'era una certa costanza sia nelle temperature a Lugano, delle temperature estive, primaverili, autunnali e anche tutto sommato invernali. Mentre c'è dagli anni 80 via c'è un notevole incremento. La stessa cosa la posso fare sulla piovosità. Qui è la cosa molto più caotica perché la piovosità ha una varianza estrema, però bene o male le medie non sono tanto cambiate. La linea verde ancora d'inverno si dimostra essere un clima, una stagione secca, cioè in cui piove meno di tutte le altre. Poi abbiamo invece la più piovosa, è sicuramente l'autunno, ma anche qui non si svela niente, e c'è un certo piccolo calo in un andamento polinomiale di secondo grado. Tutto sommato non ci sono grandi differenze, tranne che appunto nella primavera invece c'è stato un aumento di piovosità che potrebbe compensare la diminuzione della piovosità autunnale, ma tutto sommato la quantità di acqua che piove è sempre la stessa, anche perché l'evaporazione dai mari e dagli oceani è sempre quella, anzi dovrebbe tendere a aumentare, visto che c'è un riscaldamento. Però i fenomeni sono abbastanza estremi, però non c'è grande differenza anche nel passato. Noi possiamo notare, per esempio, in questa zona che io potrei andare a evidenziare così, in questa zona che adesso vado a prendere e metto una certa trasparenza, se no non si vede più cosa c'è sotto, c'era una discreta variabilità. E adesso abbiamo una discreta variabilità anche nella zona più recente. E c'è stato invece un certo calo di variabilità nel tutto quello che è successo dai primi del 1900 agli anni 70. Quindi qua c'era una variabilità molto più bassa, diciamo. Quindi anche qua vado a evidenziare la cosa con una trasparenza più bassa. Ecco qua, diciamo, questi sono stati i cambiamenti. Però la variabilità c'è, cioè un anno piove tanto, un anno piove di meno. Quella sull'asse delle Y vedete i millimetri, medi giornalieri. Quindi abbiamo che alla fine del 1780, cioè 1880, scusate, quindi parliamo di 140 anni fa, ci sono stati un mucchio di anni dalla grandissima piovosità, e sono anche gli anni in cui era un po' più freddo e nevicava di più e i ghiacciai si stavano espandendo. Invece le cose adesso sono un po' diverse. Per quanto riguarda le temperature, che per quanto riguarda, ecco, che ho, ripeto, sono queste, io sono andato anche a vedere la deviazione standard, come c'è, cioè, tutto questo piccolo saliscendi, com'è la deviazione standard? Cioè queste temperature sono costanti nel tempo oppure continuano ad oscillare? Quindi sono andato a prendere la deviazione standard. Anche qui devo dire che
vediamolo a schermo intero senza intarsi, devo dire che c'è una certa differenza tra la deviazione standard invernale, che è abbastanza bassa, cioè in inverno fa costantemente quella temperatura, che può essere più alta o più bassa, ma è costante, e anche in estate le temperature sono costanti, magari sono incrementate, magari sono diminuite nel lungo periodo, ma sono abbastanza costanti. La massima variabilità e incostanza per quanto riguarda le temperature le troviamo nella primavera e soprattutto nell'autunno, dove potremo avere dei settembre-ottobre stupendi, molto caldi, no? Che sono addirittura più elevati del solito. Chiarito questo, allora sono andato a fare il discorso, un discorso un po' diverso, cioè ritorniamo sulle temperature. Queste sono le temperature singole in quanto tali e queste sono quello che si chiama l'andamento meteorologico. Dal punto di vista meteorologico, ogni mese, ogni giorno riscontriamo delle temperature e le possiamo mettere in un grafico. Ma come passiamo dalla meteorologia al clima? Passiamo dalla meteorologia al clima facendo delle medie, cioè si prende un determinato periodo abbastanza lungo, solitamente trentennale, si stabilisce quella media e si va a vedere come tutte queste temperature si relazionano a questa media. Chiaramente dipenderà molto dalla media che noi abbiamo deciso di prendere in esame. Quindi ognuno potrebbe fare. Potrebbe decidere di andare a prendere la media che vuole. In realtà ci sono delle raccomandazioni dell'ufficio meteorologico, a livello mondiale, diciamo, e che dicono che per quanto riguarda il clima di lungo periodo, per esempio, il periodo trentennale è un determinato periodo e poi dopo, chiaramente, mano a mano che passa il tempo, si andranno a prendere altri periodi. Allora sono andato a prendere prima di tutto la media del 1980 e il 2009, avendo i dati l'ho calcolata io. Ok? Avendo i dati l'ho calcolata io, cosa ho potuto fare? Innanzitutto vediamo che quelle righe che prima erano tutte separate, adesso sono tutte insieme perché ognuna ha la sua differenza nella media. A questo livello, ok, eccolo qua, abbiamo lo zero, cioè tutte le temperature che abbiamo riscontrato su questo livello sono nella media degli anni. Aspettate un attimo. No, qua ho sbagliato, scusate, devo mettere 1980 1900, e 2009. Ok, c'è scritto anche in alto, ma avevo 2009. Ok. Questo era un primo esempio. Come vedete, questa area blu è proprio l'area della media. Su questa area è stata calcolata la media. Come vedete, il suo centro punta verso lo zero. Ok. E quindi abbiamo che prima di questo periodo le temperature medie erano inferiori. La linea nera è la linea di tendenza polinomiale di quarto grado. E poi vedremo anche che cosa vuol dire questo quarto grado. Vi metterò anche dei link sotto in descrizione. Qui è un po' un problema che riguarda più che la terza media, ma riguarda un po' il liceo, però cercherò io stesso ho dovuto cercare di rivangare notizie che risalivano a qualche mezzo secolo, però adesso vi spiegherò dopo a che co che, quali sono perché si deve scegliere una linea di tendenza di grado 2, grado 3, grado 4 oppure 27, ok? L'ufficio di meteorologia mondiale però ci dice che per quanto riguarda gli andamenti di lungo periodo non è 1980, 2010 oppure 1981 e 2009, ma il periodo precedente, e quindi parliamo del 1961 e 1990. Questo è il periodo per cui tutti vanno
a vedere, per dire, allora, questo è il clima, la media climatica. E poi anche qui non è che cambi molto, i grafici sono molto simili, possiamo vedere, si nota quella che viene chiamata la famosa mazza da hockey. Chi ha seguito le polemiche sul riscaldamento globale e il cambiamento climatico sa di cosa si parla. E quello che si nota però è che il punto centrale della media 1961-1990 non è a zero, ma un po' più alto. Quindi già questa media è un po' poco rappresentativa. Infatti, il punto centrale di incontro per cui la linea nera incontra lo zero è quasi al 20% dell'area stessa, no? Però la cosa che, cioè, questo risulta evidente che c'è un incremento notevole, dicevo appunto 2,5 gradi recentemente, e lo troviamo sia negli inverni, che sono ancora, in questo caso sono cambiati i colori purtroppo, quindi questo amaranto, l'estate è il verde, la primavera è il giallo e l'autunno è il rosso. Tutte le linee tranne l'autunno è intorno a 1 grado di incremento, ultimamente però, e gli altri sono addirittura, l'estate addirittura 3 gradi, ma è stato anche molto più alto nel 2003, che è stato un anno molto caldo, perlomeno qui, ecco, qui stiamo sempre parlando delle temperature di Lugano. Ma osservate le linee scure, grosse, diciamo, la linea nera continua è la linea di tendenza polinomiale di grado 4, la tratteggiata subito sotto è di grado 3 e quella azzurra tratteggiata di grado 2. Qui faccio una piccola spiegazione per quanto possa aver capito io. Una linea polinomiale vuol dire che, cioè, noi intendiamo che questa curva che vediamo, queste tre curve, tra quella scura e quelle tratteggiate, sono il risultato di un'equazione. E questa equazione polinomiale ha diversi fattori, ok? Se noi riteniamo che, per esempio, ci sia un solo fattore che guida la temperatura, per esempio l'effetto serra, possiamo prendere una equazione molto semplice. Quindi la temperatura è in funzione di questo a livello qui. Oppure potrebbe essere solo il sole. Okay? Se invece noi pensiamo che il risultato dipenda da due fattori, per esempio effetto serra e sole, allora abbiamo una equazione più ricca con due parametri. Più parametri noi pensiamo debbano servire per soddisfare e per spiegare la realtà, in un modello generico, più il grado polinomiale aumenta. Quello che si vede è che l'incremento recente sembra essere spiegabile quando noi abbiamo una equazione polinomiale di grado 4, cioè con diversi fattori, non uno solo, che sia il sole, non uno solo che sia l'anidride carbonica, ma potrebbe esserci anche comunque effetto serra in generale, ma sotto ci può essere anche il metano, il vapore d'acqua, ci può essere il sole, ci possono essere i fattori tipo El Niño o La Niña, ci possono essere tanti fattori, e quindi una spiegazione multifattoriale ha bisogno di un'equazione più ricca, e sembrerebbe che l'incremento recente sia giustificabile e spiegabile con un'equazione che prevede più fattori, più incognite, ok? L'incognita appunto potrebbe essere il sole, un'altra la CO2, uno il metano, uno il Niño, le correnti e tanti altri fenomeni che non conosciamo. E questa è la mia spiegazione che parte da
da questo ho fatto abbastanza chiaro comunque, si vede nettamente che dalla 1900, circa dalla metà del 2006-2007, se c'è un incremento, questo è più spiegabile da una molteplicità di fattori. Ecco, finito tutto, dai, 25 minuti, voglio farla breve, così non mi dilungo tanto. E poi dopo se ci saranno potete fare le vostre belle domande qua sotto e io posso rispondere magari anche sul mio sulla mia pagina di Facebook sotto all'interno delle descrizioni nei commenti che mettete sotto il video di YouTube. Io quindi passerei a questo punto a salutarvi. Non so se la cosa vi è gradita, ma facendo un po' il riassunto, direi, se la vostra casa è coibentata, dovete preoccuparvi molto meno del clima esterno. Chiaramente aiuta, no? Avere un clima mite aiuterà, però dovete preoccuparvi molto di più delle vostre scelte di risparmio. Come dire, non è che io ho messo il cappotto, allora io mi posso fare 14 docce al giorno e tenere 24 gradi in casa. Attenzione, è proprio il contrario. Con questo, spero di aver fatto cosa gradita. Io vi ringrazio e vi do appuntamento eventualmente alla prossima occasione, che voi sapete che io ogni 2 o 3 giorni una ne penso e 100 ne faccio. Quindi ci vediamo. Comunque i miei amici possono vedermi anche tutte le mattine sulla rassegna stampa di Liberi Oltre alle 7 di mattina e così invito anche tutti loro che mi vedono alle 7 di mattina di passare sul mio canale a guardare un po' quante diavolerie penso e faccio. Un saluto a tutti e alla prossima.